che cosa le fate fare a vostra madre? Ora le fate chiamare consocio Caisotti, consocio con vostra madre, sciagurati. Ma Enrico, ma sei matto? Noi non l'abbiamo mai chiamato né fatto chiamare consocio. È a lei che le è venuto da dire la parola consocio adesso? Chissà mai come, lì per lì, consocio. Sarebbe bella. Ma che c'entra? E poi questo è affare di noi due, un'iniziativa nostra e ce la sbrighiamo noi due. Allora Caisotti, come vuole, siamo sempre pronti a mandare tutto all'aria. Il concordato si può disdire e il contratto non è ancora firmato. Ma come mandare tutto all'aria? Saltò su Caisotti con la voce adirata e acrimoniosa di prima. Ma nel bel mezzo dello scatto cambiò idea e ci fece entrare una risata. Una risata come rideva lui, brutto, a bocca appena aperta, malmessa di denti e cercando lo sguardo degli altri come chiedere conferma che Ampelio aveva detto una cosa ridicola. Come all'aria? E allora cosa siamo a fare qui? E rideva. Siamo qui per metterci d'accordo, no? Siamo qui per essere amici e trattarci d'amici. Ecco che dalla siepe tornò a far capolino la madre. Parlate di mandare tutta all'aria? Ai ai ai, le mie povere piante, leva e metti, leva e metti. Caisotti ora si sbracciava, rideva, faceva l'espansivo. Ma no, signora, siamo amici, facciamo le cose da amici. Stia tranquilla, signora, faremo un bel lavoro, ben aggiustato dalla parte sua. Anzi, se vuole che le faccia qualche miglioramento al giardino intanto che ci sono i muratori... No, i muratori in giardino proprio non ce li voglio. E noi non ce li facciamo entrare, faremo un passaggio qui davanti. Piuttosto... il muro che darà verso di noi, se ci potesse far salire un rampicante. Non ha domandato neanche scusa, commentò poi la madre. Il curioso fu che alla firma del contratto Caisotti non fece delle storie su quei punti che ci si sarebbe aspettato, ma su altri punti, di poco conto, sui quali fu facile disfarsi degli ostacoli. Quinto era addirittura un po' deluso, era un contratto spinoso, Canal e il notaio ci avevano messo tutta la loro scienza, un contratto intricato come un cespuglio, c'era dentro tutto il capitolato d'appalto, le scadenze per il pagamento della somma in denaro liquido garantita da una serie di cambiali, le scadenze per la consegna degli appartamenti ultimati. Il tutto vincolato a una clausola di riservato dominio. Cioè, se l'impresario era inadempiente a una qualsiasi parte del contratto, il terreno tornava ai proprietari con sopra tutte le costruzioni fatte nel frattempo, nello stato in cui erano. Se accetta questo, sei in una botte di ferro, aveva detto Canal a Quinto. Caisotti aveva accettato. Aveva lasciato fare a loro, non ci aveva quasi messo bocca, come se questa del contratto fosse una formalità. Ma in quelle trattative lì l'avvocato tendeva a non urtarsi perché era sulle spine. Aveva paura che Caisotti le facesse tanto facili sul contratto per cominciare poi a piantar grane sulla scrittura privata. Perché insieme al contratto, tutto con cifre posticce, come s'usa per via del fisco, bisognava firmare una scrittura privata in cui figuravano le cifre vere ed era ben precisato il carattere della società con Caisotti per la costruzione della casa che nel contratto appariva tutta in testa a lui. Non sarebbe meglio dichiarare le cose come stanno senza far tanti pasticci, anche se si paga qualche tassa in più? Tutti le diedero sulla voce, gentilmente i legali, seccatamente il Caisotti e i figli, ma Quinto s'era già fatto l'idea che a complicare quella storia della scrittura privata il Caisotti avesse il suo tornaconto.